qualcuno ha iniziato a vomitare, qualcun altro ha avuto segnali di svenimento e abbiamo dovuto chiamare le ambulanze. Circa una ventina le persone intossicate nella zona industriale di San Zeno questa mattina. Una fuoriuscita di fumo in seguito ad uno scoppio sarebbe la causa dei malori. Verso le 8:30 forse abbiamo sentito questo forte odore acre e niente, qui a volte succede, non abbiamo fatto più di tanto caso fino a che non è arrivato molto forte in maniera anomala. Tutto sarebbe partito da un forno dell'azienda Cabro dove si stavano bruciando dei materiali di scarto. Il fumo sprigionato dallo scoppio avrebbe interessato anche la ditta vicina, la Ital Preziosi, cui i dipendenti hanno iniziato ad accusare malori. I fumi che sono sviluppati sono poi passati nell'industria accanto, provocando intossicazione lieve di una trentina di persone. Nello specifico cosa stavano bruciando? No, sono spazzature, sono rifiuti del laboratorio, di preciso non lo sanno nemmeno loro esattamente che cosa c'era, ma spazzature si dice generalmente, quindi tutto quello che raccolgono lo mandano qui per il recupero del metallo. C'è fumo sprigionato, di cosa si tratta? Ci poteva essere un po' di tutto perché non si sa, ma non fumi tossici, ma comunque hanno determinato l'irritazione di diverse persone. Sul posto 7 ambulanze, vigili del fuoco, polizia municipale, ARPAT ed infine gli operatori della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa una ventina di persone sono state controllate sul posto, altri 6 invece sono stati portati al San Donato in codice giallo e verde. Molti erano asintomatici. Altri avevano cefalea, bruciore alla gola, cose molto lievi. Quello che era da verificare erano di cosa fossero le esalazioni di questi fumi, che ad ora risulterebbe dal controllo fatto dai vigili del fuoco tutto non sostanze tossiche, non nocive. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente.